Per concludere la nostra settimana abbiamo un lavoro a chiaro sfondo metabolico, quindi lavoriamo bene sul fiato e sull'intensità. Dopo una fase di riscaldamento che conducete con o una corsa o comunque seguendo le disposizioni della scheda, partiamo con 6 stazioni di lavoro, 45 secondi di attività alternati a 20 secondi di riposo. Prima stazione, bicycle, con le due versioni, una un po' più facile, una un po' più difficile. La prima fluttuando coi talloni, la seconda potendoli appoggiare. Per tutti quanti, skip alto, quindi high knee tap, bene alto la flessione del ginocchio, porto bene il ginocchio verso le mani, che stanno comunque con un angolo più o meno di 90 gradi sui gomiti. La terza stazione saranno degli sprint. Sprint di 45 secondi a navetta. Se fai l'allenamento a casa, fai del jumping jack. Nel caso facessi jumping jack, ma comunque in generale per tutte le stazioni di questo circuito, massima frequenza per alzare l'intensità durante, diciamo, il periodo di lavoro. Mountain climber a seguire. Ti ricordo che sono le ginocchia che vengono al torace e non i talloni che vanno ai glutei. In e out, con il balzo, cerco di mantenere solido il centro, non mollo di addominali, tengo di glutei, oppure se è troppo faticoso e troppo duro, posso farlo anche con la camminata, quindi portando le ginocchia tra l'appoggio delle mani e riportandole indietro. Anche qui cercando di mantenere però una buona frequenza. Per chiudere con il Russian Twist, esercizio che ormai abbiamo imparato a conoscere durante tutte queste settimane con le varianti in funzione del nostro livello, e lavoriamo, come vi dicevo, 45 secondi massima intensità, 20 secondi di recupero per 3/6 round di lavoro in funzione di cosa ci sentiamo di poter sostenere.